Questo è il mio studio, ma da oggi cambierà, perché da oggi parte un progettino di rivoluzionamento del mio studio. Mio studio che in realtà poi era lo studio della mia dolce metà, che io piano piano ho espropriato, naturalmente avendo più bisogno io di lei, con il tempo è diventato il mio studio più che il suo, quindi visto che ancora è un po' a metà fra il suo e il mio, da oggi cambierà tutto perché partiranno i lavori per il nuovo studio. Lo studio al momento si presenta così, con questa libreria sulla sinistra che andrà modificata. Fin dall'inizio volevo metterla un pochino più bassa, ma non sono riuscito a farlo perché la scrivania comunque al momento è alquanto grossa, comoda sì, però anche troppo grossa per quello che serve a me. I mitici poster di One Piece che avete sempre visto, questi vediamo dove andare a posizionarli. Tutte le mensole e quant'altro andranno riviste, quindi riposizionate. Unica cosa che rimarrà sarà questo mobiletto qui, che vedremo anche di accorciare perché è un po' lunghino. Naturalmente lo vedete alquanto incasinato, però adesso partiamo con svuotare il tutto per iniziare i lavori. Lo studio è completamente vuoto, ora rimbomba da far paura. Non so se si vede, ma ho già iniziato qui a stuccare un po' le pareti. Adesso aspetto un attimo che lo stucco si secchi un attimino per poi ridargli una mano e poi grattarlo. Una volta grattato iniziamo a dare una bella verniciata, perché la stanza, come vedete, è messa abbastanza male. Quindi pausa birretta e poi iniziamo a pitturare. Stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Secondo giorno di lavori. Ieri ho dato una bella imbiancata, come si vede è abbastanza bianco, però in alcuni punti devo ancora finire. Si nota sempre un po' il colore, soprattutto di qua si notano queste striscette, quindi oggi devo finire. Quindi oggi finiamo di imbiancare tutto quanto. Ah, e ultima cosa, la scrivania è appena arrivata stamattina, quindi siamo pronti anche per assemblare quella lì. Ho finito da poco di imbiancare, quindi vi faccio vedere come è venuto. Bianco, ancora deve asciugare del tutto, però ci siamo, il risultato è buono. Allora, prima cosa, imbiancare è pallosissimo, veramente non vedevo l'ora di finire, finalmente è tutto abbastanza bianco, cioè insomma qualche puntino è rimasto, ma comunque qualche ritocco lo farò poi successivamente. Non sono un grande stuccatore, quindi mi raccomando non chiamatemi se dovete fare lavori del genere, però dai, sono contento, nel complesso è venuto bene, mi piace. Ma adesso, siccome oggi è arrivata la scrivania, iniziamo ad assemblare la nuova scrivania. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be a... Scrivania montata. È bella, dai. Postare. Adesso non mi resta che buttare dentro tutta la roba che ho tirato fuori.